mancato il numero legale, non sono stati approvati questi lavori per 16 milioni e mezzo di euro. Lei ha detto che chi è stato assente si assuma la sua responsabilità. Beh, è gravissimo quello che è accaduto, veramente da irresponsabili sul piano morale, istituzionale, politico, finanziario, giuridico, da ogni punto di vista. Tra l'altro avevo anche incontrato i responsabili del Partito Democratico di Forza Italia, facendo capire loro che qui si lavora nell'interesse dei territori e delle istituzioni, ma questa è la cifra dell'oceano politico che divide tra chi sta cercando di governare nell'interesse esclusivo dei cittadini e chi pensa solamente agli interessi di bottega. Tanto è vero che hanno buttato a mare 16 milioni di opere, di lavori per scuole, strade, di tutti i comuni della città metropolitana. È veramente un atto irresponsabile. Noi andiamo avanti per la nostra strada nella consapevolezza che bisogna ancora fare un grande lavoro nei comuni della città metropolitana per cambiare completamente la politica dei nostri territori, altrimenti questi continueranno a fare i loro interessi e i cittadini ne soffriranno. Saremo noi che cercheremo adesso di porre rimedio nel modo che siamo capaci di fare, perché noi i cittadini e i territori non li lasciamo soli, a differenza loro. Quindi lei pensa in qualche modo di far partire questi lavori? Cioè, come pensa? No, troviamo dei modi per andare avanti, ma insomma sono atti irresponsabili questi. Adesso io c'è il rammarico perché veramente si fa difficoltà a pensare di non entrare qua dentro quando stavano qua fuori, quindi non è che sono impediti, è una volontà politica chiara, è una volontà politica, secondo loro colpendo i cittadini fanno un dispetto al sindaco, non hanno capito che stanno facendo solamente male ai territori, a noi non ci fanno nessun dispetto, anzi noi andiamo avanti nella consapevolezza che tra noi e loro c'è un oceano politico che ci distanzia, noi ci mettiamo al lavoro cercando di recuperare questi soldi, però insomma ci rendiamo conto di che stiamo parlando, questa è la gente che poi ci ha lasciato il dissesto finanziario al comune di Napoli, che quando governava la provincia di Napoli ci ha lasciato buchi dappertutto, cioè questa è la politica che abbiamo purtroppo ereditato e che stiamo cercando di cambiare. Poi tra l'altro qua vogliamo anche sottolineare che c'è una legge che non dà maggioranza, quindi loro se ne usciranno dicendo il sindaco non ha la maggioranza, ma è il sindaco che dice che non ha la maggioranza ed è per questo, perché è la legge che non consente di avere maggioranza. In città metropolitana è diverso, ogni consigliere metropolitano deve fare gli interessi della comunità, non deve fare gli interessi del partito. Le maggioranze noi ce l'abbiamo dove c'è un sistema politico diverso, come al comune di Napoli o chi governa il comune di Casorio o il comune di Torre del Greco o il comune di Salerno. Questi invece pensano qua di fare i giochetti della vecchia politica. Io a questo punto ogni minuto racconteremo ai cittadini quello che stanno facendo, cioè io passeremo nei prossimi giorni a girare i territori, perché io non penso che il sindaco del comune che ha perso i soldi, che magari fa parte del PD o di Forza Italia, sarà contento, perché c'è un sindaco metropolitano che non appartiene al loro partito, che fa gli interessi del suo territorio, e qua viene il loro partito che fa gli interessi praticamente di congrega e di bottega. Ma questa è una vergogna, io non ho altre parole che una vergogna. È chiaro che a questo punto si interrompe qualsiasi possibilità di dialogo in città metropolitana, per quanto mi riguarda, perché è veramente un atteggiamento irresponsabile. Sindaco, ma non c'è modo di recuperare? E come vuoi recuperare? Questo siamo stati là a parlare, loro vogliono fare gli interessi di partito e noi gli interessi dei cittadini, che vuoi recuperare? Se loro danno un gesto di buona volontà, io sono un costituzionale convinto, un credente, come dire, non so che dire, io sto qua, costruisco ponti di pace, dicevano certe volte i beati costruttori di pace, se c'è un segnale noi lo raccogliamo, ma io più segnali di questi non vedo che altro posso fare. Sono andato là dentro e ho detto vediamoci lunedì, discutiamo insieme, lavoriamo insieme, ragioniamo insieme, non c'è maggioranza, c'è un luogo che può essere la conferenza dei capigruppo in cui si decide insieme, tutti seduti allo stesso tavolo, le deleghe non sono strumenti di governo ma sono strumenti operativi, io veramente non so più che fare. Cioè, se loro vogliono continuare su questa strada, il dialogo, come ho detto poc'anzi, l'hanno rotto loro, non l'abbiamo rotto noi. Io oggi, come avete potuto vedere, sono stato prima di entrare in riunione da loro, ho fatto un appello l'altra volta qua, lo sto dicendo adesso, l'ho fatto là, sto dicendo parole chiare e responsabili. Dall'altra parte mi pare evidente, c'è la chiara volontà politica di volersi prendere, secondo loro, una rivincita contro il sindaco. Non hanno capito che stanno facendo un grave danno ai territori, un gravissimo danno economico, un gravissimo danno finanziario, di cui se ne assume una responsabilità politica, istituzionale, morale, giuridica, finanziaria e contabile. Se ne assumono loro la responsabilità, noi andiamo avanti per la nostra strada. Tanto la rivoluzione non si arresta, mica per due capibastone si ferma la rivoluzione, anzi siamo ancora più motivati.